Roberto Preda, ci può raccontare questa settimana in cui forse più delle altre precedenti avete lavorato con meno disponibili? Vabbè, ma fa parte del gioco, non è un problema questo. Le attenzioni sono sempre in virtù degli avversari e di come prepararlo al meglio. Poi dopo il gruppo sempre in 11 si gioca e non mi pongo neanche il problema di questo perché fa parte appunto del gioco e sono convinto che le risposte siano ugualmente positive. Cosa pescare dal mazzo per il centrocampo, visto che è sempre un reparto in continua evoluzione? Ah, vabbè, vediamo. È logico che è una partita diversa, con caratteristiche diverse dall'ultima, e abbiamo cercato di prepararla, speriamo, nella maniera giusta, però solo il campo lo dirà. Siccome vi mancava, arriva la Ternana, altra squadra in difficoltà, crocieria della stagione anche per il tecnico. Sì. Alla fine ogni partita di B è così, perché o incontri il Palermo che è primo, o incontri magari la Juve Stabia che è ultima, però certamente in questo momento le motivazioni, anche se diverse, ci sono per tutti. La Ternana è un'altra squadra che ha delle motivazioni forti, che non sta ottenendo risultati, però le prestazioni sono positive, perché anche io ho visto partita col Bari e non solo, la prestazione è stata positiva. E noi dobbiamo essere bravi a capire quali sono i loro punti deboli per metterli in difficoltà, sapendo che in ogni caso anche in questa partita a livello di intensità, di concentrazione e determinazione dobbiamo mettere quella giusta. Il rischio dopo 13 risultati utili consecutivi è un po' di abbassare la guardia, hai percepito questo rischio e eventualmente come si è intervenuto? No, non l'ho percepito perché potevo percepire anche la 12esima, l'11esima, cioè alla fine non è che cambia 13, 12, 11. L'ho detto anche prima di Castellammare, al di là di tutto ci sono anche le difficoltà della partita intrinseche che sono dovute dall'avversario, dal momento dell'avversario e da altre cose, però non, cioè, alla fine questo è un gruppo che fino adesso non ha dato sempre le risposte giuste e quindi non mi pongo questo problema perché come le vedo lavorare lavorano bene. Poi logico, non è detto che solo con questo ottieni risultati perché appunto c'è la partita, però insomma abbiamo fino adesso come determinazione abbiamo messo sempre quella giusta e confido che anche la prossima partita sarà così. Hai parlato di intensità e l'assenza di Grimi ti priva di gamba però al centrocampo. Vabbè, avremo delle caratteristiche diverse, però senza fasciarci la testa, perché abbiamo fatto il risultato anche quando Crimi non c'era, perché le prime mie partite Crimi non giocava sempre, fa un esempio. E quindi in ogni caso non è questo il problema. La forza nostra è sempre stata quella di avere che è il gruppo che vince, abbiamo fatto meno anche di giocatori importanti e ottenendo risultati importanti ugualmente, quindi non mi pongo proprio il problema. Cerco le soluzioni con chi c'è a disposizione, ma come fosse la normalità, appunto non spreco neanche un secondo a fare altri pensieri. Senti, descrivendo la Ternana, che tipo di squadra è? È una squadra che Antenucci ha Antenucci dipendente, secondo me. Antenucci in questo momento è il fiore all'occhiello perché ha una media realizzativa importantissima, però c'era Volo Viola e tantissimi altri. Dovrebbe essere assente Viola, no? Per no, forse recupera. Sì, sì, sì. Ma Zito, Rispoli, cioè una squadra importante in tutti i suoi elementi che non sta ottenendo risultati, però perché sappiamo sulla nostra pelle che per ottenere risultati insomma non basta avere i nomi, devi correre e devi fare, e quindi insomma faremo la nostra partita aspettandoci un ambiente molto caldo, ecco. Perché poi anche so che i tifosi in settimana sono andati a trovarli, però insomma sapendo che poi la partita si fa sempre in campo. Sarà la prima volta appunto che giochiamo contro un pubblico numeroso, no? Perché il Liberati di solito è sempre sold out, esaurito quasi, compresi anche i nostri che vengono in mezzo a esodo. Quindi... No, è una bella risposta anche da parte dei nostri, perché si vede che più passa il tempo più appunto c'è questa identificazione dei tifosi con la squadra, mi fa enormemente piacere. Però parlando poi dello stadio di Terni, è uno stadio bello dove è bello far partite, però in ogni caso insomma, in campo può essere sempre 11 contro 11. Mi sarei rischiato di ritrovarsi di fronte Zeman che la tenne a battesimo a Salerno, no, all'esordio no. No, il settimo. No, Zeglio Rossi.
No, la tenne a battesimo come avversario a Roma, all'esordio nel 90. Ah, sì, no, vabbè, è troppo battesimi, allora mi metti dentro. Vabbè, l'ho già anche incontrato da avversario quando lui era a Pescara, io ero a Salerno. Io voglio parlare non di fantacalcio. No, l'ho sfruttata come trampolino, insomma, perché il secondo confronto con Toscano l'anno scorso arrivavate in due momenti diversi. Solo abbiamo fatto 0-0 a Terni con Vicenza, un'ottima esatto. partita. Però insomma Toscano in caso è un buon tecnico e appunto qui segue mai lui il tecnico della Ternana e giustamente, quindi poi dopo sul resto conta poco. Ma io devo pensare al presente e ad affrontare loro, no? Chi poteva o chi magari non è. Noi abbiamo dato tutti per scontato l'utilizzo delle due punte, può cambiare qualcosa in funzione della difesa a 3 o a 4 della Ternana? No, perché noi la nostra identità ormai è abbastanza consolidata, cambiano gli interpreti e le caratteristiche, quindi, però più o meno abbiamo trovato una fisionomia che è nostra, un'identità che è nostra, quindi le risposte rimangono sempre ristrette a quello che abbiamo fatto. Uno dei giocatori che ci ha messo più in difficoltà in questa stagione, credo che sia d'accordo, è Signori del Modena. La Ternana non è che più o meno un giocatore che va sulle stesse zolle del campo. Se dovesse giocare è uno di quelli sui quali va predisposto il raddoppio di marcatura sempre. Beh, loro davanti sono pericolosi tantissimi elementi, il gigante Nucci in ogni caso è un giocatore micidiale. C'è Ravolo, il Renato è ugualmente bravo. Là non parco il giocatore importantissimo. Quindi logico che non solo per Nolè ma anche per gli altri dovremmo essere bravi a concedere meno spazio possibile e lavorare di reparto. La domanda sui quartieri l'ho fatta prima di Trapani, quindi insomma le gerarchie penso che siano abbastanza consolidate ormai. C'è un problema col secondo portiere, nel senso che bisognerà cercare un giovane a gennaio? Ma in questo momento non ci sono problemi, ci sono delle gerarchie perché appunto l'ho detto l'altra volta, secondo me quello è un ruolo che... Di là che Alessandro sta facendo bene, quindi non è un problema solo di gerarchia, però rispetto ad altri ruoli le situazioni sono un po' più ingessate, quasi sempre, almeno per come la vedo io, però per adesso non c'è nessun problema, abbiamo avuto le buone risposte, quindi andiamo avanti così. Andrà in panchina il giovane o riporta Paloschi? No, Paloschi sta su un problema di influenza, non okay. Quindi è rientrato il problema e siamo a posto. Perfetto. Grazie.